Mi chiamo Ruggero Assunta, ho 50 anni e nel 1980 avevo 11 anni. Era da poco ero rimasta senza il mio papà e quindi noi la sera del terremoto eravamo in un vicoletto con mia mamma e altri miei due fratelli. Quando è successo? Inaspettatamente, non sapevamo neanche cosa fosse il terremoto. Niente, non abbiamo capito che in quel momento ci fosse stata una scossa. Noi, senza pensare né come né dove né quando, ci siamo infilati nel vicolo adiacente dove eravamo fermi, perché abbiamo udito uno scoppio. E abbiamo visto una fiammata uscire da un cinema che era sulla strada provinciale. Allora per rifugiarci, per ripararci, non sapevamo se cosa fosse, siamo entrati in questo vicolo e cosa abbiamo fatto? Spaventati, siamo là, cosa è successo? Cosa è successo? Ci chiedevamo cosa fosse successo. Nonché a un certo punto qualche passante, qualcuno ha cominciato a dire il terremoto, il terremoto, il terremoto. Meno male che non era niente di grave, altrimenti restavamo lì sepolti, perché pensandoci adesso non era il caso di imbucarci in quella strettoia. Abbiamo fatto quella sera, siamo rimasti per strada. Ricordo solamente che ci siamo diretti verso il mare. E lì mio zio aveva un furgoncino bianco che ha messo a disposizione, quindi abbiamo trascorso la notte in questo furgone dentro con delle coperte, cuscini. Per noi è stato più uno scherzo, un gioco che altro, perché ci siamo divertiti alla fine quella notte, anche se qualcuno diceva: ma qua vicino al mare non si sta bene, mi ricordo semplicemente. Non si deve stare qua perché dopo un terremoto si può succedere un maremoto, però diciamo che a noi è andata bene. La seconda notte mia mamma ha deciso, dice: no, 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 voglio andare a casa, voglio andare a casa, perché siccome la nostra abitazione non era in un palazzo, era arroccata, quindi dice: no, ma noi da noi si sta bene, siamo ritornati a casetta nostra e siamo rimasti là. Come danni al paese non c'è stato niente di eclatante. Semplicemente una chiesa che, di San Domenico è stata chiusa perché poi danni non ne aveva, comunque è stato detto che era un poco pericolante, insomma, e non era più sicuro, è stata chiusa per molti anni ed è stata riaperta solo 2016, 16, sì. Mi chiama Anna Maria Schiavo, vedova Ruggero. Nata a Minori il 17/11/43 e abita a Maiore, ho tre figli. L'anno del terremoto è stato nell'80, il 23 novembre dell'80. Mi trovavo via Nuova Chiunza, presso il cinema Fiamma. In mezzo alla strada non ho sentito il terremoto, però dal cinema c'erano le persone scappando e una striscia di fuoco, e pensando che si era incendiato. Io presi i miei bambini, scondetto, verso un palazzo. Poi i miei cognati mi cercavano perché io avevo tre bambine piccole e da poco avevo perso mio marito. I miei figli avevano uno 11 anni, uno 8 anni e uno 11 mesi. L'avevo in braccio e poi i miei cognati mi cercavano andando giù alla spiaggia in un folgore. E passai tutta la notte, però il bambino più piccolo con le vesti cambiate,
tutto e a mattina andai a casa, vicino ai miei cognati, vicino ai miei figli. Io vado a casa e mi porto i piccolini, i grandi decidono loro se vogliono venire con mamma o vogliono stare con i zii. I bimbi volevano tornare a casa con me e no, dalla mia casa non siamo più scappati, perché mio marito mi dice che se faceva il terremoto io non dovevo uscire di casa, perché a casa nostra era sopra una roccia. Il terremoto non si sente. E come infatti a casa nostra non ho sentito niente. E a maggiori solo paura assai, la gente scappava, qualche vetro si è rotto in casa, qualche balcone, qualcuno è dotto i piatti, ma non, niente più di grave. No, Antonietta stava stando. Tu hai 54, tanto. Avevo 14 anni. Allora, io mi trovavo con una mia amica, noi stavamo in un paesino vicino a Maiori, Tramonti. Siamo scesi, era una domenica, per una passeggiata sul lungomare. All'improvviso abbiamo sentito un boato, le luci che sono andate via e la gente che urlava. E alla fine io non ho sentito, ho sentito la gente che urlava e diceva il terremoto, ma io in sostanza sul lungomare non ho sentito quasi niente. Il padre di questa mia amica, siamo ritornati in macchina e siamo andati a Tramonti. A Tramonti la situazione era abbastanza più critica, perché la gente stava tutti fuori casa, qualche cornicione di qualche casa era caduto. Allora noi tutti questi ragazzi con i nostri genitori ci hanno messo in un pulmino, in qualche macchina, e siamo scesi giù a Vecite, e ci siamo messi in strada e là abbiamo dormito tutta la notte. La mattina pian piano siamo ritornati tutti a casa e siamo rientrati a casa. Qualcuno non ha voluto rientrare dalla paura, noi che eravamo più piccoli siamo rientrati. Però io mi ricordo che i miei genitori la sera dormivamo con le porte aperte, i cancelli veramente, che porte e cancelli aperti, perché come sentivamo qualche rumore, perché ci sono state altre scosse, andavamo fuori nei giardini, stavamo là un po' affinché non passava qualche scossa. Vabbè, Maiori non è cambiata tantissimo, perché danni tanti non ce ne sono stati, qualche cornicione, qualche casa lesionata. A Tramonti mi ricordo nel convento è morta una suora perché è caduto un cornicione. Allora, mi chiamo Acconcio Anna, nata nel 48, al momento del terremoto avevo 32 anni, ora sono nel 70. Allora, cosa è successo? Io stavo in cucina con una nipote e mio figlio, e tanto eravamo arrivati che eravamo andati a vedere una partita di calcio a Scala. Allora sul tavolo ho messo l'uva e dei biscottini e stavamo mangiando. All'improvviso un rumore e si sono aperti tutti gli sportelli, perché stavamo al quinto piano. Noi subito ci siamo precipitate per le scale e abbiamo fatto un rotolo per le altre persone del quarto e del terzo piano e siamo arrivati giù in strada. E sotto da noi c'erano le poste, cioè ci sono ancora le poste e telecomunicazioni, e ci siamo accampati da sotto. E poi abbiamo dormito, abbiamo stato 2 o 3 giorni, perché come andavamo sopra al quinto piano incominciava a ballare tutto. È stata un'esperienza bruttissima, che poi dopo 7-8 giorni ce ne siamo andati a Milano, che c'aveva un fratello, e siamo stati 7-8 giorni là. Però anche a Milano ci avevamo quell'impressione. Una sera casualmente si è chiuso l'interruttore e io ho incominciato a gridare, pensando che era il terremoto, perché se n'era andata a luce. Mi chiamo Fiorello Mario, nato a Vietro sul Mare. Il 42. Io sfortunatamente, quando è successo il terremoto, stavo nel bar a giocare con le carte, con i miei amici, come ogni sera. Mentre stavamo così, ho cominciato a ballare. E allora abbiamo scappato tutto fuori. Sono andato da mia moglie e i miei figli, stavano tutto giù, che piangevano dalla paura. Mi chiamo Enzo Fiorillo, ho in questo momento 52 anni.
quando ha fatto il terremoto ne avevo 14 e mi trovavo verso il lungomare a Mendola, all'altezza del Bar Oriente, con gli amici giocando, stavamo tutti chiacchierando su una panchina, quando all'improvviso abbiamo sentito che questa panchina si muoveva, tant'è vero che non ci siamo resi conto nemmeno, cioè nessuno si è reso conto di quello che stava succedendo, tant'è vero che ci siamo tra di noi un po' innervositi, ognuno dicendo all'altro di finire di muovere la panchina perché era il suo movimento, sembrava che qualcuno la muovesse. Invece poi ci siamo accorti che tutta la gente scappava dal locale, soprattutto dal Bar Oriente, che prima era fatto in due piani, dove pure come pizzeria, e quindi siamo resi conto che stava succedendo qualcosa di grosso e che era il terremoto. Subito ognuno di noi è corso verso i propri cari, verso dove abitavano i propri cari, per vedere cosa fosse successo. Grazie a Dio ci siamo accorti che Maiori non avesse avuto nessun crollo, solo tanta paura, e che tutti erano scesi in strada perché poi c'erano continue scosse, e quindi siamo stati accampati per un po' di tempo nelle macchine. Diciamo che noi, la mia situazione particolare è che poi mia madre, che era solo a casa con mio fratello piccolino, ha subito un forte stress tale che dopo una settimana siamo partiti e siamo andati a Milano da un fratello, e dove siamo stati là per più di un mese fin quando non si fosse calmata la situazione. Maiori ha avuto, diciamo, a parte forse la parte vecchia, la parte storica, qualche danno, tra cui anche questa dove adesso noi abitiamo, era tutta vecchie volte, le volte si sono lesionate, ad è vero che quando abbiamo aggiustato la casa abbiamo dovuto fare tutti dei lavori particolari per rinforzarla tutto intorno e sulle volte.